Buongiorno, bentrovati, primo appuntamento della giornata con il nostro telegiornale. Apriamo il TG6 parlando di politica perché è in corso di svolgimento a Civitella del Tronto, in provincia di Teramo, Fonderia Abruzzo, il laboratorio di idee fortemente voluto dal governatore della regione Luciano D'Alfonso, e noi andiamo proprio in diretta a Civitella del Tronto dalla nostra Francesca Romana Testi. A te Francesca, buongiorno. Buongiorno Paolo, come hai anticipato tu, questa è una giornata importante perché è un appuntamento voluto dalla Regione Abruzzo, dal governatore, all'interno del quale si sarebbe discusso di idee importanti. Una giornata che verrà accompagnata anche dall'arrivo del ministro per parlare ancora di fondi dopo che c'era stato l'incontro con il ministro Renzi. In questa giornata si continueranno a svolgere i tavoli che avranno come protagonisti ovviamente tutti i rappresentanti della regione e dopodiché anche stakeholders e anche tutti gli attori che possono partecipare. Sono stati divisi in aree tematiche, sono 12 tavoli, si parla di master plan, salute e welfare, riforme costituzionali e istituzionali, industria sostenibile, reti per la connettività, mitigazione del rischio idrogeologico, la tutela dell'ambiente, strategie di valorizzazione culturale e turistica, poi la macroregione adriatico-ionica, la scuola, l'università, la ricerca, ancora riforma della pubblica amministrazione, infine le politiche agricole e l'economia del mare. Allora, prima di vedere un po' il resoconto di questa mattinata di lavori, iniziamo con il sottosegretario della Regione Abruzzo, Mario Mazzocca, che è qui con noi. Buongiorno. È un appuntamento importante perché in realtà da un lato si ha contezza di quelli che sono i fondi messi a disposizione dal governo e dall'altro ci si siede per capire anche quali possono essere gli investimenti utili. In questa mattinata i temi trattati per l'ambiente, i più importanti, quali sono stati? Beh, io ho partecipato personalmente a 3 tavoli, 2 dei quali riguardano la filiera ambientale, il primo legato al tema della mitigazione del rischio idrogeologico, quindi tutto ciò che riguarda la prevenzione e la protezione civile, e abbiamo approfondito non solo le tematiche ma anche con il mondo del volontariato abbiamo affinato alcune modalità di intervento nell'ottica del perseguimento di quelle direttive nazionali che abbiamo peraltro adeguatamente ripassato non più di 2 giorni fa Isola di Gran Sasso in un convegno dove era presente anche il capo dipartimento Curcio. Abbiamo approfittato della presenza del direttore della struttura tecnica di missione sul dissesto idrogeologico Mauro Grassi proprio per condividere insieme agli attori locali e poi sono i sindaci le difficoltà che si stanno avendo nella progressiva attuazione degli interventi ma che sono in via di soluzione. L'altro tavolo, forse quello più, non dico più importante, ma sicuramente diciamo con una quantità e qualità di tematiche di una certa rilevanza che ci hanno portato via moltissimo tempo e credo ce lo porteranno anche nel pomeriggio, riguardavano invece il tema della qualità e quantità della risorsa idrica, dell'economia circolare e delle energie rinnovabili. Ecco, su questi 3 segmenti compositivi di questo tavolo, in primo luogo abbiamo condiviso una prossima attività che noi vogliamo mettere in campo sul tema della qualità delle acque reflue urbane, soprattutto per quanto attiene... È un tema molto delicato al momento. Un tema molto delicato, ma su cui stiamo lavorando tantissimo. I soggetti gestori stanno eseguendo quei 170 milioni di euro di interventi che abbiamo reso disponibili dopo un anno di nostra attività di governo, ma c'è anche un altro tema importante che riguarda anche il privato, ma per quanto attiene alla giornata odierna abbiamo approfondito il tema pubblico delle cosiddette fosse IMOF e quindi della effettiva possibilità, opportunità di sondare delle pratiche che vanno verso la fitodepurazione. Rientriamo in studio, c'è qualche problema nel collegamento diretto con Civitella del Tronto, allora andiamo avanti in attesa di ripristinare eventualmente il collegamento con la nostra Francesca Romana Testi, andiamo avanti perché ieri a Teramo si è parlato del nuovo codice degli appalti, era presente il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Riccardo Nencini, obiettivi la certezza sui tempi dei lavori e sui pagamenti.
Dalla carenza progettuale, carenza di finanziamenti e troppi ricorsi alla magistratura si era inaugurata una fase abbastanza lunga per la quale un'opera pubblica in Italia non aveva né un inizio né una fine e il codice risponderà positivamente. Porterà la certezza che un lavoro pubblico ha un inizio e una fine certa. Lo facciamo avendo previsto il progetto esecutivo in sostituzione di una progettazione più vaga che era prevista nel vecchio codice, la certezza di finanziamenti e soprattutto nella riduzione delle stazioni appaltanti la possibilità di avere poche stazioni e ben formate, quindi all'altezza di gare d'appalto anche significative. Il codice contiene senza dubbio delle forti innovazioni e delle marcate semplificazioni, ma come tutte le innovazioni ha bisogno di essere recepito da parte delle stazioni appaltanti, che hanno bisogno di conoscerlo, di praticarlo, di metterlo in pratica. È indubbia la spinta del nuovo codice verso una possibile riduzione del contenzioso. Certo, sicuramente la pluralità delle fonti sotto questo profilo non ci aiuta. Gli enti locali si trovano di fronte a parametri rigidi, a patti di stabilità, a carenza di liquidità e naturalmente non riescono sempre a far fronte con puntualità a pagamenti in favore delle imprese. Ultimamente, per quello che era mia conoscenza, la situazione era migliorata, perlomeno per l'ente provincia, tutto sommato non stiamo andando troppo male con i pagamenti, però effettivamente è un tema che va affrontato perché soprattutto sulla parte degli investimenti bisognerebbe avere più flessibilità. Fermati. Abbiamo ripristinato il collegamento con Civitella del Tronto, dunque possiamo tornare dalla nostra Francesca Romana Testa. A te Francesca. Sì Paolo, allora noi abbiamo insomma liberato anche il sottosegretario. Questa giornata ovviamente è stata al centro delle polemiche, come insomma in gran parte delle cose che vengono decise dalla regione in grande stile, ed è stato proprio il Movimento 5 Stelle a dire che insomma in qualche modo voleva essere un appuntamento per far parlare i cittadini, parlare di nuove idee. In realtà i cittadini non sarebbero potuti entrare ed è stata paragonata alla Leopolda di Renzi che si svolge in Toscana. In questa mattinata l'apertura ufficiale è stata quella del governatore Luciano D'Alfonso e proprio a lui, dopo aver chiesto i temi principali, abbiamo chiesto di rispondere a queste accuse. Vediamo. Oggi De Vincenti viene a dire: cara Regione Abruzzo, puoi partire con i contratti del master plan, bandi di gara, procedure. E oggi c'è la firma anche di un addendum al master plan, che è il patto per lo sviluppo, che dispiega 250 milioni di euro per la vita delle persone e delle imprese. Sono molto contento poiché all'appello mancano 60.000 opportunità di lavoro, ma per trovare queste occasioni nuove di lavoro noi abbiamo dei punti fermi. Uno, un patrimonio normativo nazionale e regionale importante. Un patrimonio finanziario, 2 miliardi e mezzo di euro tra PORFESR, FSE, piano di sviluppo rurale, 1 miliardo e mezzo del master plan. Dobbiamo soltanto essere capaci di attivare le procedure. Chi sono i protagonisti di questa giornata? Qualcuno ha detto non è aperto alla cittadinanza. Allora, ci sono le imprese. Ci sono le espressioni del mondo delle autonomie locali, c'è l'università, c'è l'associazione datoriale e sindacale. Certo, gli abruzzesi sono 1.320.000, qui oggi siamo 1.000 persone, ma funziona la rappresentanza. Io dico che qui c'è l'Abruzzo che ha da dispiegare un progetto di vita, qui c'è l'Abruzzo della comunità e l'Abruzzo dell'ordinamento. Poi racconteremo agli abruzzesi, che ogni giorno fanno 1.000 cose giustamente, come stiamo impiegando il potere e le risorse finanziarie. Parlando di polemiche, poi un'altra che era emersa proprio ieri era quella legata alla TUA. Nei giorni scorsi c'è stato un grande evento a Pescara proprio per celebrare un anno di azienda unica dei trasporti e soprattutto la chiusura in attivo dell'attività che in realtà era stata legata a tre aziende molto indebitate. A margine di quella che è stata ovviamente la buona notizia per la regione e per tutti gli addetti ai lavori, ad esprimersi c'è stato il presidente di Confindustria Ballone, che ha criticato aspramente quello che è stato il lavoro di TUA e soprattutto ha detto che se fosse stata un'azienda privatizzata sarebbero stati ben altri numeri. Allora a questo abbiamo fatto rispondere il consigliere delegato ai trasporti Camillo D'Alessandro, che ovviamente oggi era qui per i tavoli legati ai trasporti. Lo ascoltiamo.
Ma intanto parla il presidente Convindustria o parla Ballone, titolare di un'azienda di trasporto pubblico locale? Perché la sua duplice veste fanno sì che ci sia un gigantesco conflitto di interesse. Non so se lui o qualche altro sperava di poter acquistare ai saldi di fine stagione le società pubbliche, ma noi per missione istituzionale e per convinzione politica abbiamo il dovere di salvaguardare il patrimonio pubblico, dei valori e del valore che avevano e che oggi ha tua, che avevano le tre società e oggi ha tua. È straordinaria questa posizione di Ballone, che appunto grida secondo me allo scandalo per il fatto che parla uno che ha chiaramente degli interessi. E poi credo che ci sia un limite anche nel merito delle questioni che pone, perché lui parla di libero mercato. Il primo ad operare, a non operare nel libero mercato, sono gli attuali concessionari di trasporto pubblico locale privati al pari di tua, perché avevano concessioni date nella notte dei tempi e sempre prorogate senza gara. Quindi Ballone riceve circa 2 milioni di euro alla regione per fare il trasporto pubblico locale nella città di Teramo, che è molto più facile farlo nel centro urbano di un capoluogo che ne so, andare a prendere la gente a Pizzoferrato piuttosto che nel comune più impervio della nostra regione, che noi facciamo. Quindi da un punto di vista efficienza forse siamo più efficienti noi, perché andiamo a prendere i cittadini 1, 2, 3 anche in comune impervio. È molto più facile farlo all'interno del centro urbano di una città, dove comunque si percepisce esattamente gli stessi soldi che percepisce Stua nelle stesse modalità. Allora, questo è il lavoro che si è svolto questa mattina, questa è la pausa dedicata ovviamente al pranzo, dove poi ci sarà la ripresa dei lavori. Per le 4 ci sarà l'arrivo del ministro Claudio De Vincenti, una firma importante, come sottolineato dalla Regione Abruzzo. Si parlerà ancora di fondi destinati al masterplan, alla regione, a quelli che saranno gli investimenti futuri. Quindi Paolo, ti ridò la linea e noi ovviamente torniamo questa sera. Grazie alla nostra Francesca Romana Testi in diretta da Civitella del Tronto. Torneremo ovviamente questa sera nel corso della seconda edizione a parlare di Fonderia Abruzzo. Noi ora parliamo invece, andiamo a Pescara, del problema di ordine pubblico che pongono alcuni residenti di Via Pisa per la presenza della moschea. Vediamo. Consigliere D'Incecco, c'è un problema a Pescara che riguarda la moschea di Via Pisa o c'è anche un po' di strumentalizzazione? Allora, a Pescara io credo che ci sia un problema che riguardi tutto il quadrilatero centrale, a partire da quello che sta accadendo in questi giorni in questi locali, che sembrerebbero essere appunto luogo di culto, perché se ci passate vedete, vi rendete conto con i vostri occhi di quello che accade quotidianamente. C'è un problema legato alla presenza di tantissime persone che bivaccano nell'area del Terminal Bus, c'è un problema legato a alcuni edifici occupati ad esempio in via Chieti e anche in altre zone del centro della città, c'è un problema di piazza Santa Caterina dove avviene tutto il controridotto, tutte le ore del giorno e soprattutto la domenica. C'è un problema di sicurezza e degrado che riguarda il centro della città. Nello specifico in quella parte, cioè in via Pisa, accade da tempo un fatto che, su cui noi vogliamo porre un po' l'attenzione, perché i cittadini si lamentano per una presenza ingente di persone che in tutti i giorni e in diverse ore della giornata frequentano questo luogo, che dovrebbe essere il luogo di un'associazione culturale, la sede di un'associazione culturale, ma non si comprende perché più di 150-200 persone in molte ore della giornata si affollano lì dentro, si levano le scarpe lungo la strada, si mettono a pregare dentro questa struttura. E allora il sindaco ci dica se quello è un luogo di culto. Se così fosse, noi risponderemo ai cittadini e gli diremo sì, quello è un luogo di culto, altrimenti dovremmo prendere dei provvedimenti, perché non è possibile che una sede di un'associazione diventi un luogo così frequentato, dove addirittura in alcune ore, in alcuni momenti della giornata si pranza, si ciba e tutto poi viene riportato sul marciapiede. E dal centro di Pescara ci spostiamo in periferia, perché il Movimento 5 Stelle torna a focalizzare l'attenzione sulle problematiche del quartiere Fontanelle ed in particolare di Via Caduti per Servizio. Consigliere Pettinari, siamo in Via Caduti per Servizio, come tante altre volte, per parlare delle problematiche di questo quartiere. Lei nelle settimane scorse aveva sollevato anche il problema e chiesto un intervento della Regione per quanto riguarda l'edilizia popolare. Ci sono delle novità che sono emerse proprio negli ultimi giorni? C'è un rischio che la Regione più volte ha presentato una legge, il PD regionale,
per vendere, alienare le case popolari a canone sociale ed eventualmente, abbiamo parlato con l'assessore Di Matteo, lui ci dice costruirne altre al canone concordato. Che significa questo? Che il cittadino che oggi paga un affitto basso di 20, 30, 40 euro al mese perché non ha reddito e magari ha una famiglia a carico, domani potrà essere costretto a dover pagare per rientrare nella casa popolare 250-300 euro al mese di affitto. Questa è una cosa allucinante che non si spiega in nessun modo. Noi siamo riusciti con una grande opposizione a bloccare questi provvedimenti in Regione Abruzzo, ma ci chiediamo fino a quando ci riusciremo? Poi torna prepotentemente il problema di sicurezza, ordine pubblico e occupazioni abusive. Qui c'è un problema che si spaccia droga quasi ogni giorno sotto i porticati, sotto le case popolari, i cittadini non ce la fanno più, non mandano più i figli sotto a giocare, le persone oneste, c'è un problema di occupazioni abusive, ci sono oltre 15 casi di case occupate abusivamente, persone che tante volte sono criminali pluripregiudicati che privano a chi ne ha diritto di stare all'interno degli alloggi comunali. I problemi ci sono e aumentano sempre di più. Questa gente merita di più, ha diritto di essere tutelata. Le istituzioni purtroppo continuano a essere assenti, tranne noi del Movimento 5 Stelle che ci siamo sempre stati e ci continuiamo a essere. E noi restiamo a Pescara perché parte proprio dal capoluogo adriatico la riunione del centrodestra, la riorganizzazione del centrodestra in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Questa mattina importante incontro all'Aurum. Vediamo. Consigliere Testa, oggi parte un programma nuovo per il centrodestra di Pescara, una riorganizzazione di tutto il centrodestra e si parte proprio dal suo movimento. Ma è oggi un primo passo per rigenerare, per creare nuove condizioni di compattezza, nuove condizioni programmatiche per ridare spazio a un centrodestra nuovo nella nostra città e non solo. La lista civica Pescara in Testa insieme all'associazione Pescara Prima vogliono incominciare proprio a lanciare i messaggi chiari, forti e netti, perché il popolo del centrodestra ci chiede compattezza e ci chiede dei segnali. In un momento in cui la giunta Alessandrini ormai penso che sia arrivata al capolinea e per non dare ulteriore spazio al Movimento 5 Stelle e al centrosinistra abbiamo deciso di incominciare questa nuova cavalcata a 3 anni di anticipo dalle prossime elezioni. Sarà un incontro che si baserà ovviamente sui contenuti, sulle proposte, sulle idee, sulle grandi incompiute, sulle grandi problematiche della nostra città a 3 anni dalle elezioni, proprio per fare in modo che possano crescere anche nuove figure di donne e di uomini per il rilancio definitivo del centrodestra. E si svolgeranno tra fine luglio e i primi giorni di agosto i lavori per la bretella che collega la zona della Gammarana a Teramo con il lotto 0. Dureranno una settimana. Su questo argomento abbiamo ascoltato il primo cittadino di Teramo, Maurizio Brucchi. Sindaco, procedono i lavori per il terzo svincolo del lotto 0, quello della Gammarana? Sì, siamo nella fase conclusiva, cioè della costruzione della rotonda. Adesso bisogna lavorare sul lotto 0, quindi c'è un'interferenza. Io avevo promesso e garantito ai teramani che il lotto 0 non avrebbe chiuso e così sarà, perché i lavori si faranno di notte, per cui nella giornata il lotto 0 resta aperto, i lavori dureranno all'incirca una settimana lavorativa e l'inizio dei lavori è fra l'ultima settimana di luglio e la prima di agosto. Definiremo nei prossimi giorni bene la data d'inizio. L'opera è quasi completata e presto potremo tagliare questo ulteriore nastro per una bretella, per uno svincolo secondo me molto importante, perché fa riferimento ad una zona, quella della Gammarana, che è la zona, la parte di territorio teramano che nei prossimi anni avrà maggiore sviluppo. Quindi sicuramente la bretella dell'8-0, questo svincolo, aiuterà questa parte della città a crescere e a svilupparsi. E il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, nei giorni scorsi ha visitato il centro storico di Loreto Aprutino, ancora alle prese con i problemi del post-sisma. Vediamo il servizio dei nostri colleghi di Vestina News.
È una realtà veramente importante, diciamo complessa dal suo punto di vista, anche non solo architettonico ma anche ambientale, con delle esclusive, contrariamente a quello che qualcuno ha voluto rappresentare, un centro storico che si sta invece ritrovando rispetto a una dimensione che deve essere anche considerata dopo il terremoto del 2009, quindi vale a dire un'amministrazione comunale che sta facendo di tutto per tornare a rivivere pienamente il centro storico, riacquisendo pienamente gli spazi anche del comune, della chiesa di San Francesco. Come provincia di Pescara oggi ho potuto anche rilevare e poter anche raccontare ad altri, soprattutto al governatore della regione, chiedendogli anche di sostenere pienamente le azioni dell'amministrazione comunale. Oggi è una giornata importante per il sindaco di Loreto, perché ha potuto mostrare il nostro centro storico che, nonostante diciamo male informazioni, tutte le difficoltà cerchiamo di tenerle. Credo che una comunità come Loreto, non avere come rappresentanza una sede municipale adeguata dopo tanti anni dal sisma, e questo perché il decreto Berlusconi escludeva il finanziamento per l'edilizia pubblica, c'è stata una ricognizione operata dal presidente della regione Luciano D'Alfonso, ha presentato delle istanze, soprattutto richieste economiche, affinché ci potessero essere dei finanziamenti. Ripartendo col complesso municipale si dia un segnale importantissimo ed essenziale per far capire che l'amministrazione, ma soprattutto i cittadini di Loreto, tengono al loro centro storico, lo vogliono far vivere. Apriamo ora la pagina degli eventi e degli spettacoli, perché è stata inaugurata ieri ad Atri la rassegna Steel of Peace, primo appuntamento rappresentato dalla doppia mostra di arte contemporanea in programma da ieri fino a domenica prossima. Parlare di pace attraverso l'arte, attraverso la cultura, in un momento particolarmente delicato per l'Europa, è ancora più attuale la rassegna che è stata inaugurata ieri ad Atri, Steels of Peace and Everyday Life, frammenti di pace e di vita quotidiana, giunta alla sua terza edizione, una sorta di maratona culturale con 24 artisti, una rassegna di cinema d'autore e tanti art talk che hanno la Francia come soggetto principale. Primo appuntamento, due collettive, due mostre d'arte contemporanea, da ieri e fino a domani, curate da Claudio Pisano alla Cattedrale di Atri e da Antonio Zimarino a Palazzo Acquaviva. Abbiamo visto che gli artisti sono amalgamati in una maniera straordinaria e sono rappresentativi un po' di realtà italiane e anche sono di diverse generazioni, quindi sicuramente una mostra molto ricca di stimoli, molto ricca, credo, di intelligenza, poi lo dirà il pubblico, però penso che darà parecchio interesse e parecchi stimoli intellettuali. Grandissima partecipazione, l'alto patrocinio della Regione Abruzzo, la Fondazione Aria, la Fondazione Tercas di Teramo, poi abbiamo il patrocinio dell'ambasciata francese in Italia, oltre a tantissimi altri sponsor che ci danno una mano da anni perché questo progetto continui a migliorare e continui ad avere sempre più importanza. La cultura, lo scambio culturale è un elemento di pace in un'Europa che ha tantissimi problemi. Europa che ha tantissimi problemi e che però con queste iniziative si ritrova lo spirito vero, cioè lo spirito di stare insieme, di mettere insieme le migliori energie. Adesso ne parlano tutti, persino il governo ha deciso di finanziare le attività culturali insieme alle attività in difesa dal terrorismo. Quindi in qualche misura Aria è stata un po' un'avanguardia, perché già alcuni anni fa ha deciso di stabilire queste relazioni tra popoli molto lontani con questa idea di scambi di pace. E andiamo a Mociano Sant'Angelo, dove in questi giorni si sta svolgendo la 23ª edizione della Sagra e della Festa della Pizza. La 23ª edizione è una delle ricorrenze estive storiche che caratterizza il nostro calendario dell'estate mocenese. Quindi anche quest'anno l'allestimento in piazza, le pizzerie locali, ci auguriamo ci sia tanta gente, è partita bene martedì sera questa ennesima festa della pizza che inizia, diciamo, con questa tradizione il nostro calendario estivo. Ecco, il calendario estivo è molto ricco, quali sono gli altri eventi previsti? Allora, partiamo appunto, come vi dicevo, con la festa della pizza. Noi abbiamo degli avvenimenti importanti sia per luglio che per agosto, e tra l'altro il nostro calendario estivo è esteso perché noi lo consideriamo concluso con la festa dell'uva, quest'anno la 59ª edizione addirittura, che si terrà la terza settimana di settembre.
Quindi avremo per esempio a luglio, sabato 23, una presenza importante. Si esibirà la banda di Montone di Perugia, con la quale c'è un gemellaggio in corso. L'anno scorso la nostra banda è andata a trovare questa associazione in Umbria, quest'anno saranno loro ospiti del nostro paese. A fine luglio proporremo una novità quest'anno, un'iniziativa che si chiama Tesori di Sera, quindi itinerari alla scoperta dei nostri beni di carattere culturale e storico e anche dei nostri prodotti del territorio. Quest'anno apriremo in quella ultima domenica di luglio tutti i beni del territorio dalle 19 alle 24 orario continuato. Le nostre associazioni del territorio, ma anche per esempio i giovani della delegazione del FAI di Teramo, terranno aperti i siti, accoglieranno i visitatori. Ancora eventi dal 18 al 24 luglio. Civitella del Tronto ospiterà un borgo di birra, la rassegna internazionale di birre artigianali e street food. Questo servizio però non è pronto, allora passiamo e parliamo di sport, perché il Pescara prosegue la preparazione alla partenza per il ritiro di Palena in programma dalla prossima settimana e fino al 2 agosto. Questa mattina visite mediche per due ex interisti, Manai e Biraghi. Vedete Manai inquadrato in questa foto. I due giocatori sono arrivati a Pescara nell'ambito dell'operazione che ha portato Caprari all'Inter. Intanto il terzino Crescenzi è un giocatore del Pescara a titolo definitivo. Il giocatore non era stato riscattato a giugno, ma il Pescara ha acquisito dalla Roma il cartellino per 300.000 euro. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Alessandro Crescenzi potrà proseguire la sua esperienza in biancazzurro. Ieri è stato trovato l'accordo tra Roma e Pescara. Il difensore laterale torna in riva all'Adriatico, stavolta a titolo definitivo, per 300.000 euro. Solo per questioni formali di bilancio, il Pescara giorni fa non aveva esercitato l'opzione. La Roma aveva il diritto alla contropzione. La volontà del giocatore e della società era di restare alla corte di Massimo Oddo, e così sarà. L'operazione completa così il parco dei terzini, con la coppia Zampano-Vitturini a destra, Biraghi Crescenzi a sinistra, sempre considerando che Crescenzi può giocare tranquillamente anche a destra. In rosa al momento anche Antonio Mazzotta, il cui destino è tutto da decifrare. Ora resta da sistemare il settore centrale, dove in organico ci sono Campagnaro, Fornasier, Zuparic e Coda. Considerato che Zuparic potrebbe partire e che Coda e Campagnaro, i quali sono senza dubbio giocatori di categoria, rappresentano incognite sotto il profilo degli infortuni, servirebbero un paio di tasselli. Di particolare credimento di Oddo, l'esperto atalantino Guglielmo Stendardo, anche se il primo obiettivo è lo slovacco della Roma, Norbert Gjomber, che però ha un ingaggio piuttosto alto, da 700.000 euro annui, che si potrebbe aggirare se il club di Pallotta partecipasse al pagamento. Restano attuali altri obiettivi, come il brasiliano Rodrigo Eli del Milan, il croato Marco Leskovic del Rijeka e l'ex Mobido Diakité, ora svincolato. Il nome nuovo nella lista è quello di Cesare Bovo, che vede gli spazi restringersi dopo l'arrivo al Torino di un ex obiettivo del Delfino come Arlind Ajeti. Sostanzialmente sistemati, almeno per ora, i settori di portiere e centrocampo, resta da rifinire l'attacco. Intanto sul fronte delle uscite, il Pescara è al lavoro per la cessione di Andrea Cocco. Dopo averlo valorizzato a Vicenza, Pasquale Marino spinge per averlo nella sua nuova squadra, il Frosinone. L'attaccante cagliaritano andrebbe in prestito con obbligo di riscatto in caso di pronto ritorno in Serie A dei ciociari. In entrata, dopo l'arrivo dall'Inter, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto di Ray Manai, il prossimo arrivo potrebbe essere quello del figlio del Ciolo, Giovanni Simeone, nazionale sub-20 argentino di proprietà del River Plate. Per il grande nome, i sogni sono sempre Osvaldo, Matri e Piniglia, ma se ne potrebbe riparlare per fine mercato, quando il Pescara potrebbe avere condizioni più vantaggiose per compiere un sacrificio economico. Restiamo ancora a Pescara, dove è stato presentato a Palazzo di Città il Memorial Tom Rosati in ricordo dell'indimenticato allenatore biancazzurro. Pescara ricorda Tom Rosati e lo fa con un memorial patrocinato dal Comune di Pescara. Iniziativa, un'iniziativa importante. La Pescara Sud ci ha promosso questo evento, quello di questo primo memorial Tom Rosati. Noi con molto entusiasmo abbiamo accettato, con la collaborazione della USA, di Pescara Assistenza, anche dell'Avis,
proprio perché per ricordare innanzitutto le geste sportive che lui in tanti anni ha donato al mondo del calcio, ma in modo particolare per ricordare soprattutto la funzione di uomo, di coraggio, che a quei tempi non era poco. Don Borosati ha fatto la storia del Pescara, ha riportato il Pescara in categorie importanti, come diceva lei probabilmente nel calcio di oggi non si troverebbe benissimo. Questo memoria ha un progetto sociale, ha un progetto, quello di ridare valore al mondo dello sport attraverso i valori veri che lo sport vuole dare soprattutto ai giovani. Proprio il giocatore dalle stesse parole trasmise questo messaggio, che non solo quello, diciamo, quel scappellotto, quella carezza un po' più forte, insomma, gli portò benefici non solo in campo sportivo ma anche sul lato umano di uomo. E ora parliamo del Lanciano, perché prosegue incessante il lavoro del sindaco della città frentana Mario Pupillo per cercare di garantire l'iscrizione ancora in Lega Pro ai rossoneri o in alternativa in Serie D. La notizia che in qualche modo ha veramente deluso i tifosi e insomma ha lasciato a bocca aperta è quella dei Maio che si fanno indietro con il Lanciano. A questo punto si chiede l'intervento del primo cittadino, di Mario Pupillo. In questa situazione quale può essere il destino della squadra? Ma sicuramente fino al 15 di luglio c'è sempre una piccola speranza che qualcuno possa acquisire o continuare l'esperienza Virtus, considerando che il prolungamento di una settimana determina solo la penalizzazione di un punto del campionato di Lega Pro. Non è insomma molto facile immaginare una soluzione, ma ci speriamo. E poi come sindaco sto valutando l'imprenditorialità locale e regionale, che se possono effettivamente costituire un nucleo capace di poi portare a termine il progetto di o una nuova Virtus o di una nuova società. Se l'aspettava un epilogo come questo? Guardi, non me l'aspettavo sicuramente, però capisco che noi abbiamo vissuto una favola calcistica bellissima, e come tutte le favole, anche le favole finiscono. Certo, magari non mi sarei aspettato in questo modo, magari in un modo più soft, meno brusco, che avesse permesso a tutti noi di lavorare con maggiore tranquillità, però noi dobbiamo essere anche grati a chi per 8 anni ci ha fatto vedere lanciare il grande calcio, 4 anni per una città di 36.000 abitanti, la Serie B non è cosa da poco, rimarrà nella storia. Ed è tutto per la prima edizione del TG6, la seconda alle 19. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.